centesima puntata di Endora. Siamo particolarmente contente di festeggiare questo traguardo insieme a una nostra amica storica, sia di Endora che di Pink, e lo facciamo oggi, che è una giornata molto particolare, lo sapete, è il 25 di novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È un 25 novembre che insomma ci fa tirare un po' le somme su a che punto siamo arrivati, e lo facciamo attraverso un libro che chi legge Pink o ascolta Endora o vede il nostro canale sa benissimo che abbiamo trattato e abbiamo letto, riletto e che amiamo, ed è Io sono Nannarella di Carla Cucchiarelli, che è la nostra ospite di oggi, vice caporedattrice del TGR Lazio e soprattutto qui in veste di autrice. Carla, noi abbiamo parlato spessissimo del tuo libro perché è un libro importante che secondo noi dovrebbero leggere veramente tutti e anche nelle scuole, perché chiaramente tu poni l'accento su un problema purtroppo fin troppo evidente, su cui purtroppo non si fa nulla, cioè la violenza contro le donne. Perché, da che cosa è nata questa esigenza di scrivere sulla violenza contro le donne? Allora, l'esigenza credo che sia forte, insomma, in ogni donna consapevole di quello che sta avvenendo. E mettere l'attenzione, cercare di creare empatia, di sensibilizzare. Secondo me un libro, un film, un'opera d'arte raggiungono più velocemente di un articolo di giornale. Soprattutto colpiscono di più al cuore e hanno più dettagli che permettono a chi legge di immedesimarsi o comunque di capire effettivamente qual è il problema. Io, per esempio, volevo mettere il dito sullo stalking, che secondo me è un dramma che le donne che si trovano in questa situazione ovviamente vivono, perché è come vivere condannate a morte, sapendo che prima o poi da qualche parte ti colpiranno, e quindi non esci di casa, esci di casa, ti guardi dietro le spalle, ricevi telefonate, cambi il numero di telefono, c'è anche chi cambia città, chi va a vivere in una casa protetta, cioè veramente una situazione drammatica. E spesso mi è capitato di leggere sui giornali, sugli articoli, sulle note, era vittima di stalking da 10 anni, come se una fosse stata, non lo so, a dieta da 10 anni, cioè 10 anni è un tempo mostruoso. È una vita intera, e quindi mi interessava cercare di far capire che cosa prova una donna che è vittima di stalking, e per questo, insomma, con molte altre ovviamente varianti e spiegazioni e varietà, ho scritto Io sono Nannarella, intrigo a Firenze, che non si scambi con una biografia di Anna Di Magnani, Anna Magnani, ovviamente. che Anna Magnani, lo ricordiamo, per chi ancora non abbia letto il libro, mi raccomando, compratelo e leggetelo, è ancora disponibile ovviamente. Parte proprio con una donna che viene ricoverata in un nosocomio a Firenze, ecco perché intrigo a Firenze, e assomiglia ad Anna Magnani e dice di essere Anna Magnani. E io adesso non mi fermo chiaramente sulla trama del libro, ne abbiamo parlato tante volte, però appunto magari mettiamo il link in descrizione così vanno a sentire anche il podcast e a leggere la recensione. Però volevo chiederti se sia come autrice che come donna e come giornalista ti è capitato mai di avere a che fare, di raccogliere delle testimonianze che ti hanno colpito? Assolutamente sì, molti anni fa insieme a Maria Grazia Passeri e all'associazione Salva Mamme, Salva Bebè, c'era anche un intervento del professor Mastronardi, scrivemmo un libro a più mani, per fare questo libro ho intervistato moltissime donne. Al tempo le donne che soffrivano di queste
situazioni drammatiche, economiche, difficili, erano per lo più straniere. Io ricordo di aver incontrato molto sudamericane e la maggior parte, o comunque buona parte di loro, avevano subito una violenza più psicologica che fisica e più economica che fisica sempre. Quindi, per esempio, erano state lasciate dal compagno appena rimaste incinta, che è una cosa gravissima per una donna straniera che non ha fonti di sostentamento. Questo è un episodio che al tempo mi colpì molto perché era abbastanza ripetitivo. E poi, anche scrivendo La storia, Il telefono rosa, un altro libro a cui mi sono dedicata, e chiaramente ripercorrendo le vicende di questa associazione nata per una felice intuizione, grazie anche a Gabriella Moscatelli e alle tante volontarie poi che sono venute, le risposte al telefono, le cose che mi sono state raccontate, chiaramente sono sempre state storie di violenza, che sia appunto una violenza economica, che sia una violenza psicologica, che sia una violenza fisica. Purtroppo il mondo delle donne è ancora costellato di tantissime difficoltà. Adesso mi è venuto in mente, quindi lo dico, volevo salutare Marisa Paolucci, che era una volontaria di Telefono Rosa, che è scomparsa qualche giorno fa, e lei faceva un lavoro molto importante, perché andava nelle scuole, parlava con i ragazzi e li sensibilizzava al problema. Tant'è che poi negli anni c'è sempre stato un concorso nelle scuole con i ragazzi che preparavano dei video sulla violenza di genere o sulla violenza anche sul bullismo. Tu hai scritto anche, tra l'altro, un libro sul bullismo, però. Esattamente. Lì per una volta, e anche lì fui una precursora, mi occupai delle cattive ragazze, perché poi dietro una cattiva ragazza c'è sempre un problema di fondo, anche loro erano state bullizzate, quindi dobbiamo, secondo me, a volte pensare al mondo come azione-risposta, perché ciò che hai subito poi in qualche modo, se non lo vinci, se non lo superi, lo riproponi. Eh sì, come si dice, non diventare quello che ti hanno fatto, ma spesso è difficile, sì. E senti, un'ultima domanda. A chi vuoi dedicare questa giornata del 25 novembre? Allora, io vorrei uscire dai nostri confini nazionali, perché ho molto a cuore la vicenda delle donne iraniane. E le donne iraniane, come sapete tutti, sono delle vere vittime e sono anche delle grandi eroine, perché nonostante tutto ciò a cui sono soggette e sottoposte, non fermano le loro lotte. C'è un governo che è diventato sempre più crudele, perché credo da luglio sono state soltanto da luglio 400 le impiccagioni con il cambio di governo, e abbiamo tutti negli occhi ancora l'immagine di quella ragazza che cammina in mutande e reggiseno nell'Università di Teheran. Probabilmente tra qualche tempo la vedremo in televisione, che dirà che è pentita, che ha sbagliato tutto. E io vorrei dedicarlo a loro e vorrei dedicarlo alle donne afghane che da oltre 3 anni non possono andare a scuola, non possono studiare. E quindi chiuse nei loro abiti prigione, chiuse nelle loro case prigione. Questo 25 novembre dovrebbe portarci tutti a riflettere A, su quanto siamo fortunate in Italia nella nostra sfortuna, e B, su quanto possiamo fare per aiutarci tra di noi. È vero, la sorellanza c'è, esiste e dobbiamo metterla in pratica. Sono d'accordo con te. Grazie Carla, Grazie a te, Cinzia, e grazie viva Endone, che è arrivata al 100° mille. episodio. Evviva!